Bentrovate e bentrovati, care amiche e cari amici di JSBAC.it, per una nuova puntata del nostro format Una Caffè con JSBAC, arrivato ormai alla 29ª puntata, quasi cifra tonda. Io sono Daniele Palma, con me oggi c'è Antonio Fresi dell'associazione, il nostro ospite è il dottor Carlo Bianchi, musicologo e pianista, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a fare questa chiacchierata con noi. Lascio ad Antonio il piacere di presentare brevemente il nostro ospite. Eccomi, ecco il nostro ospite, pianista e musicologo, nato e residente a Brescia, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova in qualità di privatista, il cui maestro preparatore è Alberto Ranucci. Laureato in musicologia presso la Facoltà di Pavia Cremona, ivi ha svolto un dottorato in musicologia e scienze filologiche. Ha ricoperto incarichi di insegnamento e ricerca e fino al 2019 è stato cultore della materia musicologia e storia della musica. Attualmente docente di metodologie delle analisi musicale presso il Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena. Dal 2015 socio SISCO, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Redattore di periodici divulgativi ed estensore di note di sala per istituzioni concertistiche, ha pubblicato monografie e ampi saggi su riviste di riferimento internazionale, spaziando tra teoria musicale e filologia, estetica e poesia per musica, teatro musicale e sociologia della musica, con particolare focus sul Novecento storico. Ultimamente si è rafforzato l'interesse per i performance studies. Oltre ai repertori classici, si occupa di popular music contemporanea. Relatore a convegni internazionali. Grazie Antonio. Il lavoro del nostro ospite, come si può evincere dal suo breve profilo biografico, attraversa peculiarmente epoche e domini diversi del fare musicale occidentale. A fronte di interessi così estesi, quando abbiamo voluto individuare un tema per il nostro incontro, ovviamente il tema bacchiano, abbiamo deciso di concentrarci su un aspetto molto interessante a nostro giudizio, ovvero sui molteplici rapporti tra organologia, cioè lo studio degli strumenti musicali nella loro storia e nella loro dimensione materiale, dunque organologia da un lato e dall'altro lato prassi compositiva e prassi esecutiva. Un punto di accesso a questo tema è un saggio scritto dal dottor Bianchi, che ha per argomento Bach e i cembali di Michael Mittke, in particolare a Charlottenburg, Castello di Charlottenburg, è tuttora conservato un cembalo Mittke nero a due tastiere che potrebbe aver rivestito un ruolo nella composizione del quinto brandeburghese, così come noi lo conosciamo oggi. Chiederei al dottor Bianchi di parlarci un po' di questo saggio, di aggiungere qualcosa, di sintetizzarlo, insomma, di farci entrare all'interno di questo tema. È un saggio che risale, appunto, io ho scritto nel 2019 ed è praticamente il mio canto del cigno alla facoltà di musicologia di Pavia Cremona, nel senso che è stata l'ultima cosa che io ho steso. E l'origine di questo saggio è, come io dico nella prima nota a piedi pagina. Questo saggio deriva, è la rielaborazione di un lavoro che io avevo svolto presso la facoltà di musicologia molto tempo prima con una docente di organologia, la professoressa Laura Mauri Vigevani. Poi io ho chiaramente rielaborato quel lavoro, l'ho aggiornato con tutto quello che era stato pubblicato su questo argomento fino appunto al 2019. Ma ancora prima, la molla che ha fatto scattare questo lavoro è stato appunto l'incontro che io ho avuto dal vivo, proprio con questo cembalo, con la copia del cembalo Mittke a due tastiere che è conservato presso il Castello di Charlottenburg, copia che è stata costruita da un cembalaro che si chiama Wilhelm Horn, con cui che a quell'epoca era praticamente mio compaesano, operava anche lui nel Bresciano. In particolare lui aveva un atelier in un paesino poco distante da Brescia, paesino che si chiama Cellatica. E poi adesso lui si è spostato da qualche anno, ormai si è spostato in Germania, vicino a Bamberga. Comunque in quella circostanza io avevo avuto appunto l'occasione di un incontro fisico proprio con questo strumento, con dei concerti in cui era stato
era stato utilizzato, ho avuto occasione di qualche modo di strimpellarlo, e infatti nel saggio le fotografie dei particolari di quello strumento sono state scattate proprio da me, in occasione di un concerto in cui era stato utilizzato. E, da qui quindi, da questo entusiasmo, perché lo strumento è veramente bello anche soltanto da vedere, è un'opera d'arte, è scaturita appunto l'idea di questa indagine su questi strumenti di cui Horn ha fatto la copia. Gli strumenti sono due, esiste un cembalo Mitiche a una tastiera e uno a due tastiere conservati presso il castello di Charlottenburg, ed è un'indagine quindi su un doppio canale. Da un lato le caratteristiche organologiche costruttive di questi strumenti storiche, e dall'altro il rapporto appunto che Bach, per quello che si può ricostruire fra documenti e ipotesi, ha avuto con questi strumenti, tempi e modi di questo rapporto, cioè quando, le circostanze in cui Bach ha avuto occasione di vedere questi strumenti, di sperimentarli, di suonarli, e anche il ruolo che poi questi strumenti, in particolare il cembalo nero, può aver avuto nella genesi di alcune opere. Qui siamo... siamo nel periodo di Köthen. L'incontro di Bach con questi strumenti avviene, per quel che si può ricostruire, avviene nel 1719, e i Mitiche non sono soltanto quelli del castello di Charlottenburg di Berlino, ma c'è anche un Mitiche a due tastiere nero che Bach ordina e fa portare appunto alla corte di Köthen. Non si è ancora capito esattamente se il cembalo a due tastiere possa essere stato lo stesso, quello fra Berlino e Köthen possa essere stato lo stesso, presumibilmente no, sono comunque due strumenti molto simili. E quindi sappiamo che Bach aveva manifestato sicuramente un certo interesse, anzi un certo entusiasmo per questo strumento, e nel momento in cui si trova a incontrare a Berlino il principe margrave di Brandeburgo, e quindi è estremamente probabile che il cembalo abbia avuto sia stato suonato da Bach mentre componeva questi concerti, sia stato suonato in particolare sia stato suonato in occasione dell'inaugurazione del quinto concerto brandeburghese, e quindi si può ipotizzare che ci sia una certa relazione tra il cembalo e la scrittura di questi concerti, in particolare dei concerti brandeburghesi, e ancora più in particolare del quinto concerto brandeburghese, che ha questa cadenza alla fine del primo movimento di ampiezza inusitata. Può darsi che se Bach non avesse avuto a disposizione proprio quello strumento, forse la cadenza del quinto concerto non sarebbe venuta proprio in quel modo. Dopodiché non bisogna, per come la vedo io, neanche intravedere un legame troppo stretto fra le caratteristiche dello strumento e lo stile e il linguaggio che Bach usa in quella cadenza, che comunque è un linguaggio tipicamente bachiano, che lui che caratterizza anche altre opere, anche solo del periodo di Köthen, anche quelle più speculative. Un rapporto stretto, biunivoco, genetico fra la struttura del Mitiche e il linguaggio bachiano è una cosa che non fa parte tanto dello spirito, non soltanto della scrittura di Bach, ma in generale dello stile barocco in generale, dove il rapporto fra strumento, fra opera, fra l'opera, la scrittura musicale e la realizzazione timbrica non è così stretto e così biunivoco come succede in seguito, come succede poi man mano che si procede cronologicamente attraverso il classicismo fino all'epoca romantica e contemporanea.
Semmai, e questa è una considerazione che io faccio, è una delle conclusioni a cui arrivo alla fine del saggio, dove, premesso che io nel saggio non ho inventato, non ho scoperto praticamente niente. Io semplicemente mi sono limitato a riportare tutta una serie di dati e di notizie che, di informazioni che si trovano già in altri studi, soprattutto, anzi quasi esclusivamente direi, in lingua inglese e tedesca, che sono stati pubblicati fino al 2019. Ecco, l'unica, diciamo, novità, se posso definirla così, la riflessione che io aggiungo è che esiste una certa rispondenza fra lo stile della scrittura bacchiana, non soltanto quello dei concerti brandeburghesi, e le caratteristiche organologiche dello strumento, nel senso che lo strumento Mythike ha una è caratterizzato come in generale i cembali della scuola tedesca del nord, è caratterizzato da una notevole omogeneità timbrica fra transitore d'attacco e corpo del suono. Lungo tutta la tastiera non ci sono scompensi, non ci sono momenti dove ci sono i bassi che possono sovrastare gli alti, ma è tutto molto bilanciato. E questo chiaramente, questo concetto del bilanciamento è tipico dell'equilibrio fra le parti, è chiaramente, in qualche modo, si può ritrovare anche nel linguaggio, anche nella scrittura bacchiana, che ha appunto queste caratteristiche di rispondenza, di simmetria, di equilibrio, di bilanciamento fra le parti, che scaturiscono da aspetti tecnici molto, molto precisi, e che non, in questa circostanza adesso, se volete, io posso provare un pochino a dire due cose per sintetizzarli. No, magari giusto un aspetto che ritiene particolarmente interessante per i nostri ascoltatori. Allora, l'aspetto, a dire che la scrittura di Bach è equilibrata, è bilanciata, considerazione molto, può sembrare molto banale, che scaturisce, cioè si manifesta a tre, ci sono tre aspetti fondamentali: quello lineare, quello armonico e quello formale complessivo. La scrittura di Bach è una scrittura essenzialmente contrapuntistica, non sempre allo stesso modo, ci sono alcune forme che sono molto contrapuntistiche, come le fughe, e altre che lo sono molto meno, come i preludi, come anche questa cadenza del quinto concerto. Ecco, però l'anima contrapuntistica, polifonica di Bach si infiltra in realtà e si scorge molto bene anche in queste... nelle pagine che possono sembrare un pochino più omofoniche, ma in realtà anche nella cadenza ci sono dei punti a tre voci molto, molto riconoscibili. Ecco, la scrittura di Bach, l'omogeneità e il bilanciamento della scrittura di Bach nasce da un certo tipo di segmentazione di ogni singola parte, e segmentazione che però si rivela anche, si produce anche, scaturisce anche dal rapporto con le altre voci, specialmente sfruttando il principio del canone, dell'imitazione, quindi della stessa figurazione che ritorna a distanza, e lì è tutta una serie di procedimenti, quella dell'inversione, della retrogradazione inversa, e sono tutte cose, chiaramente il contrappunto non se l'ha inventato Bach. Il contrappunto è una cosa che si perde nella nota dei tempi, e è un'eredità plurisecolare, quella che Bach eredita, una tecnica che si è sviluppata molto prima di lui. Però ci sono tutte queste simmetrie, questi bilanciamenti, che, altro aspetto fondamentale, con Bach succede che il contrappunto viene portato definitivamente in sede tonale. Questo è l'aspetto armonico, cioè c'è questa, per quanto, quindi
Tema tonale cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un predominio, se non esclusivo, della scala maggiore e minore, e queste strutture armoniche, queste cadenze triadiche di base, che sostanzialmente sono delle ripetizioni e ampliamenti della cadenza perfetta o cadenza perfetta composta. Per quanto poi qualcuno dica che anche in Bach ci sono dei retaggi di modalità, sì, è vero, questo è vero, però sostanzialmente è una scrittura pienamente tonale, quella di Bach. Diciamo che qui si potrebbero aprire dibattiti di ampissima, lunghezza, quindi insomma. E io sono temi di per il momento lascerei un pochino la questione un po' in sospeso, comunque. Certo. Per cui il senso di equilibrio e di bilanciamento della scrittura bacchiana nasce anche da questo, da questa struttura armonica tonale stabile, che a volte è esplicita, a volte è latente, questo sostegno e interpunzione delle linee contrapuntistiche. L'altro aspetto fondamentale è quello della forma complessiva, comunque sfruttando anche il principio della variazione e dello sviluppo, che a volte si avvicina, quasi comincia un po' ad anticipare lo sviluppo classico. Ci sono delle zone di accumulazione, di distensione, che complessivamente producono un senso che è molto, come dire, molto armonioso. Non è un termine tecnico, ma una fuga di Bach, la dimensione uditiva, l'aural experience di una fuga di Bach, comunica un senso di armoniosità, di equilibrio, di, che in qualche modo, come dico nel saggio, c'è una sorta di rispondenza rispetto a questo bilanciamento, a questa omogeneità della tastiera di Mitke. Detto questo, non è che il linguaggio, le caratteristiche del linguaggio bacchiano, questa armoniosità di cui ho parlato, scaturiscono dal Mitke. Questa è una caratteristica della scrittura di Bach a prescindere, che si trova, c'è questa rispondenza. La scrittura di Bach in realtà è una scrittura che porta all'estremo un rapporto fra, come dicevo prima, fra strumento e timbro, che non è così simbiotico come succede nelle epoche successive. Una fuga di Bach è, come dire, la scrittura è un contenitore più ampio e superiore rispetto al timbro che veniva utilizzato, che può essere utilizzato per la sua esecuzione. Man mano che si procede cronologicamente, questo rapporto è come un grande cono che si restringe, diciamo così. Man mano che si procede attraverso l'epoca del classicismo, del romanticismo, fino all'epoca contemporanea, dove invece il rapporto fra timbro, fra opera, timbro e strumento è veramente simbiotico. Nel corso dell'Ottocento si verifica un'emancipazione del timbro. Un sintomo di questo cono che si restringe è dato dalla notazione. La notazione è caratterizzata, dei compositori, tra virgolette, classici, è caratterizzata da un crescente grado di precisione con cui la sonorità deve essere resa, di una certa opera deve essere resa, le indicazioni dinamiche per il forte, per il piano, le forcelle, crescendo, decrescendo. Man mano che si passa dell'Ottocento, sicuramente c'è una, come dire, la notazione tende a diventare più precisa e più puntuale anche in ragione di un tentativo di controllo in sede compositiva di una serie di parametri che prima erano lasciati o alle consuetudini del performer all'interno di un orizzonte condiviso tra performer e compositore, laddove anche la linea di demarcazione tra chi componeva e chi performava non era così netta, e quindi un'istanza di controllo e una separazione dei ruoli e anche l'innestarsi in una serie di ideologie sulla composizione come arte pura, sulla musica assoluta come arte assoluta, che molto hanno tolto anche a certe
certe forme, a certi elementi del fare musicale occidentale, così come erano prima di Hanslick, per fare un esempio. Ma stiamo molto estendendo il campo del nostro interesse. Proverei certo, sì. Forse a ritornare un po' sul fuoco bacchiano e direi che in generale il ruolo che il cembalo mitica potrebbe aver avuto nella fattura della cadenza del quinto brandeburghese apre comunque, come abbiamo visto, considerazioni di tipo performativo e anche didattico. Le chiederemmo, circa quest'ultimo punto, che qual è la sua esperienza in merito a Bach nella didattica proprio. Allora, da un punto di vista didattico, la musica di Bach non è utile, ma è assolutamente fondamentale, dall'inizio fino alla fine. Perché, cito soltanto i primi canoni, progressivamente le invenzioni a due, a tre voci, ancora più in là il clavicembalo ben temperato. Ecco, è estremamente, è fondamentale perché abitua alla indipendenza articolativa fra le due mani e anche alla indipendenza di ogni singola mano, quando la singola mano deve suonare due voci diverse. Ed è una indipendenza non solo articolativa, ma anche dinamica e timbrica, perché comunque abitua a premere i tasti in modo differenziato a seconda della parte, di quante parti si stanno suonando contemporaneamente. Poi c'è l'altro aspetto assolutamente fondamentale, che è quello della agilità delle dita. I preludi del clavicembalo ben temperato sono degli esercizi di agilità notevoli, che vanno quasi nella direzione dello studio. Tanti compositori che hanno studi successivamente fino a Chopin, si capisce molto chiaramente che hanno guardato ai preludi del clavicembalo ben temperato, proprio per abituare la mano all'agilità intesa come regolarità nella velocità di esecuzione, ricorrendo al sempre valido principio tedesco in fase di studio, langsam und stark, lentamente e con forza quando si studia. Poi piano piano si aumenta una tacca di metronomo e ci sono certi preludi del clavicembalo ben temperato, quello in re maggiore del primo libro, in re minore del primo libro, che sono veramente, veramente efficaci, sono veramente utili, molto educativi per questo tipo di aspetto dell'esecuzione. Bene, quindi possiamo evidenziare un aspetto interpretativo e meccanico nell'apprendimento. Come ha detto lei, essendo lei appunto un pianista, ci piacerebbe ascoltare un suo parere circa un hot topic che agita tuttora i sogni di molti performer, ascoltatori. E quindi, Bach al pianoforte, sacrilegio o spazio di possibilità? Io sono della seconda scuola, della seconda parrocchia, lo dico molto chiaramente. Già il fatto stesso che comunque Bach da sempre sia stato previsto nei programmi didattici, nei programmi di esame dei nostri istituti di musica, indica che comunque Bach si può suonare anche sul pianoforte. Questo per quanto riguarda la finalità didattica, dal punto di vista della prospettiva didattica. Dopodiché ci potrebbe essere qualcuno che dice, va bene, possiamo utilizzare Bach, è utile da un punto di vista didattico, però se lo suoniamo sul pianoforte non rendiamo giustizia della poetica e della natura del linguaggio bacchiano, perché il significato di quell'opera non emerge pienamente con lo strumento moderno, ma emerge se lo si suona con gli strumenti del tempo di Bach. Ecco, io non sono d'accordo su questo, ed è il discorso che stavo facendo prima, per quanto ci stessimo allontanando dal focus, ma in realtà non è una cosa che non c'entra. Proprio per il fatto che la scrittura di Bach è un contenitore più ampio e superiore rispetto alla risorsa timbrica, allo strumento con cui può essere utilizzato, il fatto di suonare fughe di Bach sul pianoforte con uno strumento che, a differenza del clavicembalo, ha possibilità
di escursione dinamica e di differenziazione timbrica, paradossalmente invece può essere un modo per, non è assolutamente un travisamento del significato della scrittura di Bach, ma paradossalmente può essere un modo per evidenziare alcune caratteristiche di quella scrittura che erano invece precluse agli strumenti dell'epoca. Qualcuno addirittura ha ipotizzato che gli strumenti dell'epoca di Bach non erano adeguati a esprimere tutto quello che la musica, che la scrittura di Bach contiene. E quindi io sono assolutamente della seconda. Per quanto io sia molto d'accordo con, anch'io sono sul versante spazio di possibilità, e anzi oserei dire che non è, la domanda giusta non è Bach al pianoforte, giusto o sbagliato, la domanda giusta, veramente giusta dovrebbe essere, o meglio l'affermazione giusta è Bach come spazio di possibilità, musica bachiana come spazio di possibilità. E potremmo anche provare un po' a estendere questa cosa sulla base di alcune considerazioni. Innanzitutto siamo partiti da un saggio in cui lei ha cercato di mostrare che alcune caratteristiche di una composizione potevano dipendere, risuonare anche sulla base dello strumento che ha condotto alla creazione di quella composizione. Estremizzando, come abbiamo già detto, si potrebbe dire che Bach, se Bach avesse avuto sotto le mani un cembalo diverso, avrebbe probabilmente affidato alla carta una versione differente della cadenza del quinto brademburghese o di altre composizioni. Ora, tutto questo, a mio giudizio, rimanda a un argomento complesso che sta emergendo nella ricerca musicologica contemporanea. E, ripeto, è un argomento complesso, però penso che sia giusto metterne a parte i nostri ascoltatori. Noi abbiamo parlato tanto di scrittura durante questo incontro. Però quello che sta emergendo è che i confini tra comporre e improvvisare siano stati per lungo tempo molto più sfumati di quanto noi pensiamo sulla scorta di quella idea di musica assoluta di cui accennavo prima, idea che è emersa nella seconda metà dell'Ottocento e che, come dire, riguarda un fare compositivo sulla carta che, se volessimo trovare a identificare un compositore che lo fa come noi pensiamo vada fatto, cioè correggendo, modificando, cambiando, è sicuramente Beethoven. Ciò non si faceva necessariamente così prima di Beethoven e sicuramente non si faceva così necessariamente così ai tempi di Bach. Bach al pianoforte per qualcuno è inautentico, e va bene, è un'attualizzazione irrispettosa, però come la mettiamo se iniziamo a pensare che il testo di Bach, la scrittura di Bach, non importa se suonata, resa tramite il suono del pianoforte o del cembalo, sia appunto uno spazio aperto che si presta a molteplici operazioni di estemporizzazione perché deriva a sua volta da questo tipo di operazione, cioè si scrive sulla carta ciò che si è estemporizzato, improvvisato, e quindi l'attualizzazione può andare anche ad un livello ulteriore, Bach come canovaccio sostanzialmente. Cosa ne pensa? È un po' un orizzonte complesso, però insomma mi sembra interessante discuterne. Sì, più che complesso lo definirei articolato. Sì, articolato in questo senso. Certo, e da certi punti di vista anche contraddittorio, ma sono convinto che in questa contraddizione possiamo orientarci con molta logica. Ora, quello che dice lei è vero. Il fatto che la scrittura fosse molto più, meno tra virgolette precisa al tempo di Bach di quanto lo è in epoca romantica e contemporanea non vale soltanto per il timbro. Ma ci sono margini di libertà nella musica barocca, ci sono margini di libertà addirittura per quanto riguarda proprio le note. In epoca barocca la pratica dell'improvvisazione è assolutamente fondamentale per la poetica e l'estetica barocca, e la scrittura era spesso un canovaccio. La parte non doveva essere eseguita così com'è e basta. Ma i compositori c'era questa tendenza, questa prassi di interpretare con fioriture, con abbellimenti, quello che c'era sulla carta, e che non era un travisare
l'intenzione e la poetica del compositore, ma era una prassi che era conosciuta e in larga misura anche approvata dagli stessi compositori. Tant'è che arriviamo al paradosso che nella partiture contemporanee il compositore scrive, in alcune partiture i compositori scrivono quando l'esecutore può improvvisare. Invece a quel tempo succedeva il contrario, succedeva che il compositore segnasse quando l'esecutore non doveva improvvisare. Ad esempio Arcangelo Corelli, quando non vuole che l'esecutore improvvisi su una sua parte, scrive il famoso concerto grosso della notte di Natale, arcate sostenute e come sta. Signori, in questo punto non fiorite, non improvvisate, non abbellite, suonate la parte così com'è. Era una cosa talmente diffusa che bisognava indicare, in certi casi bisognava indicare il contrario. Ora, il fatto che Corelli scriva come sta, indica che la prassi era conosciuta e approvata dal compositore in larga parte, ma non sempre. Ci sono dei momenti dove il compositore non vuole, in quel caso io non voglio. Non voglio che il compositore, che l'esecutore improvvisi. I compositori non sono tutti uguali e non hanno sempre la stessa poetica. Ci sono compositori che ogni tanto non vogliono che si improvvisi e altri compositori che all'epoca molto spesso non volevano che si improvvisasse sulle loro composizioni, nonostante loro stessi fossero degli improvvisatori. E le loro opere addirittura potessero scaturire dalla loro improvvisazione. Questo è il caso di Bach. Bach era un improvvisatore, questo lo sappiamo assolutamente con certezza. E tante delle sue... addirittura quando Federico II gli detta il tema, il famoso tema Regium, lui improvvisa. Tra l'altro, per tornare al discorso di prima, non su un clavicembalo ma su un pianoforte, uno dei primi pianoforti, il pianoforte Silbermann. Ecco, noi sappiamo che Bach era un improvvisatore, che una buona parte delle sue composizioni scaturiscono dalla pratica improvvisativa, ma sappiamo anche che da tutta una serie di dati, anche qui documenti e ipotesi, sappiamo che non era molto favorevole al fatto che le sue opere, una volta scritte, venissero elaborate, che questa elaborazione, questa improvvisazione venisse poi lasciata all'arbitrio dell'esecutore. E quindi, in sintesi, direi questo. Direi che riguardo al problema del se sia lecito o meno, se sia lecita o meno l'improvvisazione di una parte per come è rimasta scritta della scrittura bacchiana, trovo che possa essere lecito in un compositore come Corelli, ma in un compositore come Bach no. Per quanto Bach stesso fosse un improvvisatore e le sue opere siano sicuramente scaturiti anche dalla pratica dell'improvvisazione, quello che lui ha lasciato scritto non mi pare opportuno che possa essere improvvisato da un esecutore, da un qualsiasi esecutore. Bach prevedeva l'improvvisazione e l'ornamentazione, ma soltanto da parte sua. Un altro compositore per cui è stato fatto questa ipotesi, questo ragionamento, è sicuramente Buxtehude. Che presenta tra l'altro margini di porosità nei confronti di pratiche di estemporizzazione anche molto più evidenti che in Bach. Le vecchie memorie di organista, qui vado proprio sulle vecchie memorie da organista, e insomma ricordo che suonare Buxtehude comportava l'attivazione di alcune facoltà performative e proprio una maniera di intendere il decorso della performance che mirava, o come dire, si ispirava a idee di libertà, di passaggio, di transito. Invece con Bach c'era, ok, devo arrivare alla nuova esposizione del soggetto in questa maniera, quest'altra e quest'altra. Sicuramente una direzionalità diversa e anche un inquadramento diverso. Ciò detto, ci sembrava interessante segnalare ai nostri ascoltatori questo orizzonte di dibattito, perché probabilmente è un dibattito
che entrerà anche nei circuiti della divulgazione nei prossimi tempi, perché non riguarda ovviamente soltanto Bach, ma riguarda proprio la radice e la matrice improvvisativa ed estemporizzativa che c'è dietro le pratiche di scrittura della musica occidentale e delle musiche occidentali eurocolte, per buona parte della loro storia. Poi da un certo momento in avanti no, non più così, però ad esempio questa cosa sta facendo rivedere molti paradigmi, a partire dall'epoca dei partimenti, poi l'epoca galante, i motivi di improvvisativi galanti, ma anche l'improvvisazione di preludi o postludi prima o dopo movimenti di sonata all'interno delle di congiunzioni nuove improvvisate all'interno di movimenti di una sonata, i movimenti di una stessa sonata pianistica ottocentesca, insomma un orizzonte che, di cui si sentirà di nuovo parlare. E, sì, io aggiungerei soltanto per quanto riguarda a sostegno della mia di questa cosa che vi ho detto riguardo all'improvvisare o meno su una partitura di Bach, tenete presente che come lei diceva prima, fino a Beethoven la scrittura è un canovaccio e da Beethoven comincia a diventare più un fissare con molta precisione le intenzioni della... Molto tagliato con l'accetta, ovviamente. Sì, però... sì, sicuramente. Ma sicuramente Beethoven è un punto di snodo di questo percorso, per cui la notazione è caratterizzata da un crescente grado di precisione con cui le intenzioni del compositore vengono fissate sulla carta. Attenzione però, anche in questo caso, Beethoven era un grande improvvisatore e conseguenze sulle sue opere, come poi sono state concepite e messe sulla carta, in realtà pare che ci siano state. In qualche modo, alcuni passaggi, cito soltanto l'inizio dell'opera della sonata opera 31 numero 2, la tempesta, che indicano in maniera abbastanza chiara una derivazione di tipo improvvisativo. Se però da un lato Beethoven improvvisava e questa prassi aveva delle conseguenze su quello che lui poi scriveva sulle opere e sonate che metteva sulla carta, allo stesso tempo non era assolutamente favorevole al fatto che le sue opere, le sue sonate stampate venissero poi interpretate liberamente dagli esecutori. Cioè, Beethoven porta all'estremo una cosa che secondo me però c'è già in Bach. E non soltanto secondo me, chiaramente non è che ci sono tutta una serie di studi, di contesti sull'ornamentazione in Bach che vanno in questa direzione. È una direzione che non rende proprio Bach estraneo al suo tempo, alla musica barocca, ma inserisce, come dico io, un'articolazione, un momento dialettico, che secondo me non va assolutamente sottovalutato. Dopodiché, se ci sarà qualcuno che vorrà prendere un preludio di Bach e vorrà fiorirci sopra come vuole lui, vorrà improvvisare la parte, vorrà... non lo so, succederà. Fino adesso mi sembra che non sia mai successo, so, ditemelo voi. No, chissà, è il futuro delle future riattivazioni della musica bacchiana, come di tutta la musica del passato, sono al di fuori del potere di prevederle, però sicuramente sì, potrà. Però ecco, fino adesso mi sembra che nessuno l'abbia mai fatto. No, chiedo. In queste forme probabilmente no, poi come dire, dovremmo andare anche più precisamente nelle diverse tipologie di estemporizzazione che sono possibili a seconda dei diversi repertori, dei diversi compositori, dei diversi generi, quindi insomma un grado di precisione che ovviamente non possiamo avere all'interno di una discussione, un dialogo divulgativo, però e anche perché sono ancora al vaglio degli studiosi queste cose, quindi chissà. Ciò detto, è anche possibile pensare che un adattamento pianistico, una riattivazione pianistica di Bach nella contemporaneità possa rispondere a criteri di aderenza alle possibilità tecniche dello strumento. E quindi, perché no, uno swing bacchiano? Chi lo sa? Chissà. Non abbiamo possibilità di... Non c'è limite alla creatività di Homo sapiens da questo punto di vista. Però
Insomma, la ringraziamo molto per aver chiacchierato con noi di queste cose, che sono No, ringrazio io voi perché mi dà... Ecco, poi una cosa che vorrei precisare riguardo invece a quel saggio, quando l'auspicio che io esprimo alla fine, quando auspico che una indagine come quella condotta sui cembali Mitke possa essere condotta anche su altri cembali che Bach si pensa possa aver avuto, possa aver suonato, ecco, quell'auspicio è rivolto agli studi in lingua italiana, chiaramente, io mi riferisco all'ambito italiano, poi per quanto riguarda la lingua tedesca soprattutto ci sono già tutta una serie di ricostruzioni, di contesti, di indagini, soprattutto sul famoso cembalo di Bach, che anche lì ipotesi, sembrava che l'avesse suonato, fosse suo, poi c'è stata una... Harras, ci sono state altre ipotesi che hanno smentito, poi invece di nuovo questa ipotesi è ritornata in auge. Però in quel caso, alla fine del mio articolo, questo auspicio che io esprimo è appunto relativo agli studi in italiano e comunque anche sostanzialmente la finalità di quel saggio è di portare in lingua italiana tutta questo discorso, questa ricostruzione che, ribadisco, al 90% si trova già comunque negli studi che vengono citati in inglese e in tedesco. Noi questo saggio lo indicheremo col suo beneplacito, metteremo il link nei commenti quando pubblicheremo quando sarà pubblicato questo caffè, insomma. Suppongo che per lui possa andare bene questa cosa, metteremo per i nostri lettori a disposizione i link in maniera tale che possano leggerlo e apprezzarlo da sé. Detto questo, noi la ringraziamo per il tempo che ha dedicato a J.S. Bach e al nostro caffè, e ringraziamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno seguito questo incontro, e vi salutiamo di cuore dandovi appuntamento al prossimo Caffè con J.S. Bach. Arrivederci. Ciao a tutti.